Con una lunghezza di oltre 209 metri, una stazza di 32.770 tonnellate e una capacità di imbarco di oltre 300 semirimorchi, la nuova nave cargo commissionata dal gruppo Onorato ai cantieri tedeschi di Flensburger è stata varata sul Mar Baltico ed entrerà in servizio in autunno per Tirrenia, che la impiegherà sulle rotte mediterranee dell'autostrada del mare. La nuova nave traghetto, intitolata Dalf Pollack, socio storico dell'armatore Vincenzo Onorato e primo grande tour operator europeo a credere nelle potenzialità dell'allora neonata Moby Lines, è del tipo RoRo, ovvero con una capacità autonoma di imbarco di automezzi. L'Alf Pollack è la prima delle due navi RoRo gemelle commissionate dalla famiglia Onorato al cantiere tedesco e il suo varo è coinciso con l'ingresso della nave gemella in linea di produzione. Soddisfazione è stata espressa da Achille Onorato, amministratore delegato di Moby e figlio dell'armatore Vincenzo. Si compie un altro passo verso il consolidamento del nostro network dell'autostrada del mare. L'Alf Pollack insieme alla gemella che verrà varata ad agosto entreranno in linea entro la fine dell'anno e con i suoi 4.100 metri di capacità lineare di carico e con la sua assoluta anche innovazione e bassissimo impatto ambientale rappresentano un po' il fiore all'occhiello di quello che è le navi cargo RoRo nel bacino del Mediterraneo. Questa nave per noi è molto importante in quanto rappresenta, col nome che porta, un anello di congiunzione fra il passato, il presente ed il futuro. L'Alf Pollack è stata progettata per essere una delle navi più green al mondo, infatti dotata di speciali scrubber che consentono l'abbattimento dei fumi prodotti in porto e in navigazione dal potente motore MAN, in grado di sviluppare una velocità di 21,3 nodi.